Asolo, un luogo magico e straordinario, famoso per la sua produzione vinicola. Un luogo ricco di storie, storie di persone che qui hanno trovato il loro senso di appartenenza e hanno contribuito a costruire un patrimonio unico nel corso dei secoli. Storie che hanno ispirato gli Asolani, una speciale mappa immersiva pensata da Montelvini, che parte proprio dalle persone che hanno dato lustro a questo meraviglioso angolo di mondo. Ogni tappa un personaggio, ogni personaggio un vino, storie di eccellenza che si esaltano. Percorriamolo insieme in questa speciale mappa illustrata da Gianluca Biscalchin con le musiche di Piero Salvatori e di prestigiosi vini firmati Montelvini. Il viaggio inizia davanti a casa Duse, Eleonora Duse, considerata la più grande attrice teatrale della sua epoca. La Divina è stata protagonista di storie d'amore sfortunate e tormentate, una su tutte, quella con il Vate, Gabriele D'Annunzio. Eleonora Duse ha vissuto ad Asolo per brevi, intensissimi periodi. Qui è sepolta per suo volere. La immaginiamo ballare sulle note di fucsia, sorseggiando. Asolo Prosecco Superiore di OCG Extra Brut Millesimato. Un vino ricco, per quantità e qualità di sensazioni olfattive, talmente complesso che riesce ad emozionare per la sua intensità e mineralità. La nostra gemma di Asolo è caratterizzata da spiccata sapidità e una bilanciata struttura, accentuate da un basso grado zuccherino. Primo vino nato della collezione Serenitatis, l'etichetta di colore azzurro, tinta distintiva del brand. La seconda tappa racconta la storia di Caterina Cornaro, 1454-1510, un personaggio appartenente a una delle famiglie più nobili della Serenissima, una vita intensa e appassionata durante la quale ad Asolo, su volere di Venezia, Caterina creò una delle più brillanti corti rinascimentali, circondandosi di artisti rinomati. Bellezza, potere e nobiltà l'hanno resa famosa e indimenticabile. In questa storia affascinante il vino perfetto è Asolo Prosecco Superiore di OCG Brut. Rappresenta la massima sintesi dell'equilibrio tra mineralità e aromaticità tipiche del territorio, espressione dei nostri migliori vigneti. Un vino peculiare che si distingue per finezza nel panorama del prosecco, grazie soprattutto alla sapidità, alla struttura e alla bollicina fine e cremosa. Un vino che genera istintivamente allegria anche tra i palati più raffinati. Asolo, terra d'attrazione per i grandi viaggiatori, come Freya Madeleine Stark, 1893-1993, definita l'ultimo dei viaggiatori romantici. Dopo ogni avventura ha sempre fatto ritorno al suo meraviglioso giardino di Asolo, il suo buon ritiro, dove meditare e rintemprarsi bevendo un Asolo Prosecco Superiore di OCG Extra Dry. Un vino che esprime una spuma gioiosa, fine e persistente, che ne esalta la morbida e giovane fragranza. Le sensazioni olfattive sono ampie e bilanciate tra fruttato e floreale. La versione extra dry è da sempre l'interpretazione più conosciuta e apprezzata dagli estimatori del prosecco. La versione di Montelvini ne esalta l'aromaticità e i sentori fruttati tipici delle pregiate uve glera, che maturano verso la metà di settembre. Asolo, epicentro creativo e luogo di armonia, dove Gianfrancesco Malipiero, musicista immenso, 1882-1973, nella sua casa si isolava dal mondo e creava bellezza. Una bellezza che nasceva dal dolore e dai tormenti. Una storia dove è perfetto un vino firmato Montelvini che si chiama Il Brutto, Asolo Prosecco Superiore di OCG sui lieviti, un vino non filtrato con un'anima torbida in continua evoluzione, in cui col passare del tempo gli aromi primari lasciano spazio a note più evolute, donando maggiore complessità al prodotto. Il Brutto rappresenta un netto richiamo alla tradizione e cultura trevigiana, e di Asolo in particolare, dei vini rifermentati in bottiglia, con una limitata presenza naturale di solfiti e pochissimi zuccheri. Il nome Il Brutto deriva dall'aspetto visivo perché, essendo non filtrato, risulta leggermente velato alla vista. Questo affascinante viaggio in terra d'Asolo termina sul terrazzo di Villa De Mattia, dove è custodita la testimonianza dello speciale rapporto tra la famiglia Serena alla guida di Montelvini e Asolo. Dal terrazzo di Villa De Mattia è possibile vedere il vigneto ritrovato, un progetto avviato nel 2017 che prevede il recupero di un'antica vigna nel cuore dello storico borgo. Un simbolo tangibile dell'alleanza tra uomo e terra e di quel legame ancestrale di cui Montelvini si fa portavoce. E in attesa della prima vendemmia del vigneto ritrovato, Armando Alberto e Sara Serena guardano al futuro con in mano un calice della referenza più importante di Montelvini. FM33 Asolo Prosecco Superiore di OCG Brut Millesimato.
Primo cru della denominazione Asole Punta di Diamante di Montellini. FM333 nasce esclusivamente dal vigneto di Fontana Masorin, situato sulle dolci colline del Montello, a 333 metri di altezza. Il suo nome è l'acronimo della storica tenuta della famiglia Serena. Questo prosecco si caratterizza per la sua fragranza e la spiccata acidità, ottenute grazie all'innovativa tecnica spumantistica, che con un'unica fermentazione partendo dal mosto, ottiene direttamente il vino spumante. Dopo essere stata ambasciatrice delle bollicine di Asolo, con gli asolani Montelvini diventa ambasciatrice di un intero territorio. Una terra unica come i vini di alta qualità che qui vengono prodotti, ma Asolo non è solo tradizione vinicola, è storia, cultura, bellezza, una perla, un luogo meraviglioso candidato dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.